Per quel che riguarda la cronaca estera, l'attenzione, la preoccupazione, il caso di dire, è per la forza davvero distruttrice del tifone Mangkhut, arrivato nel sud della Cina dopo aver seminato morte nelle Filippine. Sentiamo Andrea Rustichelli. Questa mattina il tifone ha toccato terra in Cina e ora ha raggiunto la provincia del Guangdong, uccidendo almeno due persone. Nella zona le autorità hanno evacuato oltre 2 milioni di abitanti. Mangkhut fa davvero paura col suo mastodontico diametro di circa 900 chilometri. La sua furia si è abbattuta ieri sulle Filippine settentrionali, dove si contano almeno 64 morti, in buona parte provocati dalle frane. Poi il tifone si è mosso verso nord-est, non risparmiando Taiwan, dove una donna è morta scaraventata in mare. A Hong Kong, con raffiche da 230 km all'ora che hanno fatto vacillare i palazzi, si registrano oltre 200 feriti, bloccati centinaia di voli aerei. Mentre a Macao, capitale del gioco d'azzardo, le autorità hanno chiuso 42 casinò, una misura inedita che evidenzia la gravità della situazione. Ora è passata l'una di notte nelle zone colpite e dall'alba si cominceranno a contare i danni. Ma un'idea della devastazione a poche ore dal passaggio di Mangkhut la danno le Filippine, dove si contano decine di dispersi. Vastissime zone sono state travolte dalle inondazioni provocate dai venti. Nell'area agricola del nord ci sono almeno 100.000 evacuati. In ginocchio la produzione agricola di questa regione povera che fornisce la gran parte dei cereali consumati nelle Filippine. E le autorità lavorano per cercare di estrarre una trentina di minatori sepolti da una frana presso la città di Baguio. Col passare delle ore, per loro si teme il peggio.